Aria pesante dopo l'ultima seduta del Consiglio regionale della legislatura in cui ancora una volta non c'è stato il via libera alla doppia preferenza di genere. Esito scandaloso, attaccano i 5 Stelle. Gli uomini di Fitto hanno presentato 2000 emendamenti, gli uomini di Michele Emiliano hanno abbandonato l'aula e fatto cadere il numero legale. Queste sono azioni che si fanno per fermare le cose pericolose, ma le donne non sono pericolose.